la giornata di oggi l'abbiamo dedicata alla presentazione delle squadre di Serie C maschile e femminile che disputano il campionato regionale di pallavolo e alla squadra di terza categoria calcio che è il terzo anno che si è aggregata con noi. Quest'anno pensavamo di poterlo fare anche in palestra, una presentazione di tutta la società, ma i numeri sono diventati importanti e non riusciamo ad avere lo spazio necessario. È stato un bel momento perché comunque pur rappresentando, sono le squadre che rappresentano un po' il vertice dell'attività sportiva nostra e quindi però poi rappresentano tutto il movimento che abbiamo creato e che stiamo portando avanti. Come dicevo prima nella presentazione facciamo 15 campionati tra giovanili e di categoria sia maschili che femminili e quindi questo chiaramente ci impegna molto e fortunatamente il comune tempo fa ha realizzato un'altra palestra e quindi abbiamo a disponibilità anche degli impianti per poter lavorare perché comunque con questi numeri un impianto solo non sarebbe sufficiente. È stato per noi un evento importante perché sono ragazze e ragazzi che giocano con grande passione, con spirito di abnegazione e che vincono anche insomma la Serie C femminile e maschile, la terza categoria del calcio. Sono centinaia e centinaia delle ragazze e ragazzi che sono impegnati nello sport, nella crescita sociale e poi insomma promuovono anche la città di Vallefoglia dal punto di vista turistico, della conoscenza, nelle Marche. La Polisportiva Bottega è una società storica importante del nostro territorio, C maschile, C femminile e da pochi anni la Polisportiva è anche una squadra di calcio di terza categoria che sono 3 anni che milita in questo campionato, quindi è stato un vero piacere presentare le squadre, sono squadre importanti che sono partite anche con dei discreti risultati. Però mi piace sottolineare l'importante lavoro sociale che svolge la società. Insomma sono circa 250 i ragazzini iscritti ai corsi giovanili di pallavolo e quindi un ringraziamento a loro, alle famiglie e a tutti gli operatori della società, ai collaboratori del presidente Ricci che insomma tengono sempre impegnate e piene le nostre strutture, loro gestiscono come società sportiva la palestra di Morciola, storica palestra, palestra Ricci, Francesca Ricci, e la nuova palestra di Bottega, Palafoglia.